Quando il direttore del museo di Samugeo ci ha chiamato, ci è subito sembrato un ottimo progetto, soprattutto per il tema, il fatto di confrontarci con il tema della maschera di carnevale, quindi anche la dissimulazione dei volti, le persone che si trasformano per una volta all'anno. Quindi diciamo ha dato modo di farci ragionare un sacco intorno a questo tema, sia singolarmente, a me come pittore, a Sergio Fronteddu come scultore, e soprattutto ci ha messo di fronte anche all'idea di mischiarci per riuscire a tirare fuori qualche lavoro che diciamo prendesse un po' l'anima di tutti e due e riuscisse a interpretare bene questo progetto. Per quanto riguarda i soggetti, abbiamo cercato di mischiarci soprattutto con il gioco del ritratto e la colla. Il fatto che la colla passi sopra i volti dissimula un pochettino, opacizza e non fa vedere esattamente i tratti di quello che rappresentiamo. E quindi abbiamo giocato un po' su questo con le due tecniche, pittura, trasposizione di colla sopra le opere e poi addirittura strappo in alcuni di essi. Grazie.